Alleluia, alleluia. Io interpreto Don Ciro, parroco di paese degli anni 50, un parroco ruspante, un parroco che non lesi neanche stratagemmi che non sarebbero proprio leciti a un parroco, però di grande umanità, di grande. Boh, io credo il parroco che vorrei avere io. Cerca di sistemare tutte le cose che accadono in questa strampalata sagrestia degli anni 50 a Pozzuoli, dove gravidanze non desiderate, un sagrestano che sa cantare Guaglione di Aurelio Ferro ma non sa cantare Alleluia. Che io me lo ricordo come se fosse ieri la vostra prima predica in questa chiesa. Un focolare domestico vero ha bisogno di tante piccole fiammelle che No, nutrisceranno, io non ho detto proprio, non piacere. Donna Rosa è una donna del paese che va a confidare, insomma, i suoi problemi, i pensieri a Don Ciro, che è il parroco di questo paese, di Pozzuoli. E più che confidare i suoi problemi, fa anche leggere le lettere che le invia il marito a Marcinelle in Belgio, perché lì lui fa il minatore. Insomma, lei vuole sapere cosa scrive e le cose intime le fa leggere soltanto a Don Ciro. Amore. No, no, voglio dire ad Antonio Vostro di smettere di farsi scrivere le lettere da quel ciuccio matricolato di Marinuccio. È la storia di queste donne che comunque sono veramente vivono di niente, ma la cosa bella di quel periodo forse è che c'era una speranza, una speranza di migliorare la propria vita, per cui in queste donne non c'è mai, in questi personaggi non c'è mai pessimismo, non c'è mai dolore fine a se stesso. Voi mi siete testimona! Io adesso su, sali in coppa, guardate sotto, per giraga! Me la con la matrice di Sciuleo, Calabascio e Moro! Grisù Giuseppe e Maria non è altro che un affresco di un'Italia che purtroppo non c'è più, dove esistevano buoni sentimenti, dove la gente si riconosceva per quello che era, dove c'era un parroco che conosceva tutte le persone, la comunità, e dialogava con chiunque, e lo stesso le persone della comunità dialogavano tra di loro. Venendo a teatro scopri questo, che poi le persone, quando stanno qui a vedere lo spettacolo in platea, si riconoscono, cioè pensano, dice, ma allora le cose che desidero vedere io lo desiderano anche gli altri. E questo è importante, che il teatro faccia scoprire queste cose qui. E lei dite un'Ave Maria e poi così sottovoce, ma proprio un minuscolo Padre nostro, va bene? Niente più, eh? E almeno 50 te Grisù lo potete vedere ancora fino al 23 gennaio a Ostia. Venite a vederlo perché potete riscoprire, per chi è giovane, come si viveva, come eravamo e come si potrebbe stare e vivere meglio al giorno d'oggi se fossimo ancora così, se ci fossero ancora quei tempi.